Fratelli rossoneri, amici di Vai YouTube, buongiorno, 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 buongiorno! Dai che è venerdì, su ragazzi, dai che è venerdì, la 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 la. Allora, dunque, andiamo verso Milan Sassuolo, ok? Sto cazzo di giornale, ok, una volta per tutte meglio farli così. Puh! E sai cosa ci avvolgiamo? Il pesce qua dentro. Il pesce. Con questo giornale ci avvolgiamo il pesce o la carne, quella da buttare, ok? Perché tante cagate che dice, tre giorni fa, sti indegni, capito? Ibrahimovic già fatta al Milan, adesso non se ne parla neanche più. Sta a vedere che questo qua ci fa lo scherzo e va al Napoli? Sta a vedere che questo qua ci fa lo scherzo e va al Napoli. Non è che mi stupirei, eh. Non è che mi stupirei, perché ormai comunque sia, abbiamo una dirigenza talmente farlocca che mi potete dire quello che volete. E no, ma è stata fatta la proposta. E no, la proposta importante. Se vuoi qualcuno, vai là, come ha fatto l'Inter, lo prendi, punto e stop. Lì ascolta quanti soldi vuoi, nero su bianco, punto. Comunque, a me adesso sinceramente di Ibrahimovic me ne importa poco, ok? L'importante è che abbiamo ritrovato la nostra squadra. Se non arriverà Ibra, magari ci arriverà sotto Natale Mandzukic, magari. Spera, tanto comunque non sta giocando, da qualche parte andrà Mandzukic, magari ce lo prestano a noi. Come magari desidererei che ci prestassero magari uno come Mresciano, Rabiot, quei giocatori lì che non stanno giocando. Magari dico, dai, questi qua sono lì sotto metà classifica, ci fanno pena. Cioè, prestiamoli qualche giocatore. La Juve mai fatto favore al Milan a livello di... Ah no, ma Higuain ce l'ha andato nello scambio. Higuain che l'abbiamo tenuto 6 mesi e Bonucci che praticamente aveva giocato contro di noi. È vero, che ci avevano aiutato. E Caldara rotto ci avevano dato, ok? Però anche noi l'abbiamo rifilato quel bidone di De Sciglio. Comunque, andiamo avanti. Ora, ieri Lazio e la Roma, una fuori, l'altra qualificata. Secondo me per la Lazio è stata la miglior cosa per loro uscire, perché comunque, a parte che erano già praticamente fuori. Comunque è stata un'Europa League molto infelice, ok? Ma vedendo come sta andando la Lazio, quest'anno secondo me la Lazio è giusto che punti ad arrivare terza o quarta, naturalmente, quarta più che terza secondo me. E a finire comunque il campionato, e a finire bene una Coppa Italia, magari, che in Coppa Italia sempre loro si esaltano. Quindi per cui, sinceramente, boh, la Lazio secondo me è quella che fa meno male, cioè quella che è stata eliminata delle italiane dalle varie coppe, che ha fatto meno male secondo me. La Roma invece passa meritatamente, anche se ho visto il video di alcuni amici della Roma che mi ha fatto morire, e dicevano che hanno giocato contro la squadra di Boscaioli. Vabbè, l'importante è essere passati comunque. Una cosa è certa, che a me Zaniolo, più lo vedo giocare, più mi piace sempre, a me piace sempre di più. Ok, io l'ho visto a tratti, non è che l'ho vista bene la partita, quindi comunque potete anche venirmi qua a correggermi. Però per me l'Inter a vendere Zaniolo ha fatto una cagata esilerante. Cioè, Zaniolo è grosso, c'ha fisico, è veloce, è coordinato, c'ha un sinistro della Madonna. Cioè, l'Inter ha fatto, secondo me, la cappella. Cioè, tutti quelli italiani buoni vengono sottovalutati. Se si chiamava Zaniolo con la S ed era argentino, portoghese, era già un fenomeno. Perché si chiama Zaniolo, cognome italiano pulito, magari mi sembra che anche di Milano, non va bene. Ma che cazzo vuol dire, scusate? Cioè, tutti i nostri giovani talentuosi, forti, sono tutti sovravalutati. Tutti, appena arriva un signor nessuno dall'Argentina, di qua, di là, che poi 9 su 10 li rispediamo a casa loro belli tranquilli, diventano dei fenomeni. Ma perché? Cioè, veramente, questa cosa io non l'ho mai capita. Cioè, svendere Cutrone anche a 18 milioni, se era argentino, cazzo, ne valeva già 50, se era brasiliano 60. Che cazzo vuol dire? Cioè, sono cose veramente che io non... Vabbè, comunque, vediamo un attimino sto cesso di giornale, questo qua. Dopo, finito stasera, avvolgo il pesce, anche se il pesce a me non piace, a me piace la carne. Allora, Bergamasca, testa alta e piedi, grazie idea, per Cassi Atalasso piava tanto pianto, adesso diventerai più forte. Per Cassi, grandissimo presidente. Marotta, facci sognare, ecco il piano di sviluppo di Sunico e talenti top, mi fa nerazzurri, rinforzi e Lautaro non si tocca. Lautaro è il punto di forza dell'Inter adesso. Inter 2020 Juve, Sarri, dacci il tridente. Allora l'Inter punta su Tonali, Chiesa, e questo qua la punta, mi sa, quello lì del Salisburgo, del Milan.
neanche l'ombra. Allora, io invito tutti i fratelli rossoneri adesso di lasciare un attimino stare le vicende di mercato. Adesso noi comunque abbiamo una squadra innanzitutto, e questa cosa qua è la cosa che comunque è la cosa finora che conta di più di tutti. Abbiamo fatto 6 punti. Se andiamo a vincere col Sassuolo, che diventa una finale di Champions League per noi vincere col Sassuolo, facciamo 9 punti in 3 partite. Era dalla preistoria che non facciamo 9 punti in 3 partite, dalla preistoria. Pioli ce li ha queste piolate che prende, magari tipo contro con l'Inter aveva fatto 7 vittorie in 7 partite, che magari ci fa tornare su. Poi magari, come siamo tornati su, torniamo giù ancora più veloci. Però iniziamo a tornare su, che ci piace stare su. Andiamo in alta quota un attimino, non soffriamo di vertigini, andiamo in alta quota, Cristo. Ok, l'importante è quello, ok, che poi arriva, non arriva Ibra a sto punto, cazzo cene, cioè l'importante è che recuperiamo la nostra squadra, ok. Io mi auguro con tutto il cuore che arriva, ma è inutile adesso sfasciarci la testa. Fino a 3 giorni fa questi pezzi di merda davano tutto per fatto, invece. E invece adesso siamo punto e a capo, Parire col Sassuolo difficilissima. Berardi, Duncan, Boga, sono tutti giocatori pericolosissimi. Io, almeno 2 o 3 del Sassuolo, secondo me, almeno un paio giocherebbero titolare nel Milan in questo momento. Almeno un paio. Ok, guarda, c'ho già la cosa, la spina nello stomaco per domenica. C'ho già veramente una spina nello stomaco per domenica. Se dovessimo veramente riuscire a vincere, adesso non ho questo sottomano la classifica, però comunque andremo, risaliremo velocemente la china. E niente, che altro da dire, amici? Oggi pomeriggio farò un video dove parlerò praticamente dei migliori flop che ci sono stati negli ultimi anni, oppure farò un video invece dei migliori miei giocatori e anche delle altre squadre che ci sono stati negli ultimi 30 anni. Non lo so, deciderò oggi pomeriggio, magari farò i migliori giocatori, perché fare i flop ce ne sono stati talmente tanti che è anche difficile comunque mettermi lì a fare il video. Cioè, è veramente, veramente difficile. Sono contento che ho chiarito con il Briga milanista, che saluto, ciao Briga. E vi prometto che non farò più nessun dissing con nessuno, ok? Nessuno, non si parla che non c'è stato nessun dissing. Comunque non avrò da dire con nessuno, anche se verrò attaccato, anche ingiustamente, mi farò i cazzi miei. Perché secondo me è la cosa migliore per andare avanti su YouTube, farsi i cazzi propri, tapparsi le orecchie, anche quando mi scrivete sotto, vai a vedere il video di questo qua, io non ci andrò. Ve lo dico già da adesso, che anche se mi direte, vai a vedere il video di questo qua, non ci vado, non mi interessa. Non lo andrò neanche a vedere. Non mi interessa, non segnalerà nessuno, potete fare quel cazzo che volete, che non mi scomporrò di un millimetro, perché guardate, secondo me tutti i youtuber che veramente hanno fatto successo, Luca Mastrangelo, Gaboman, Sequolf, sono quelli che fanno così, si tappano le orecchie, se ne sbattono i coglioni di tutti e vanno avanti. Io sicuramente non avrò neanche un centesimo del successo che ha loro, però comunque, anche come tutti, anch'io voglio crescere, quindi comunque la cosa migliore è starmene muto, zitto per i cazzi miei, a farmi le mie cose, senza andare ad inalberarmi per nulla, perché tanto da dietro una telecamera comunque cosa risolvi? Risolvi che ti guardano, ti insultano, alcuni sono contenti, alcuni sono felici, ma la cosa migliore è farsi i cazzi propri. Dai ragazzi, che è venerdì, oggi si sa benissimo che chi va a mignotte nella pausa pranzo, chi va dall'amante, chi va in palestra, comunque la metà fate tutti, chi è in ufficio fate tutti mezza giornata qui dell'ufficio. E no, ma perché c'ho il permesso, ma è perché c'ho la fiera da fare, perché c'ho quello e perché c'ho quell'altro, bravissimi, fate benissimo. Comunque, continuiamo a iscriverci al canale YouTube, clic 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 clic, campanella degli aggiornamenti, prego, clic 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 clic. Ragazzi, ci vediamo oggi nel pomeriggio per il video delle ore 16, ciao.